Amici di Arezzo TV, è stato il weekend del pienone turistico, immagini eloquenti, code addirittura all'uscita di Arezzo dell'autostrada. Certo, non siamo abituati a tutto questo afflusso e dunque è stata sicuramente una svolta turistica per Arezzo. Queste immagini di Piazza Grande strapiena lo dimostrano nella giornata di domenica mattina. Vedete che già pienone c'era, una folla all'interno di Piazza Grande, e dunque certamente un modo per Arezzo di farsi conoscere attraverso la città del Natale, attraverso tutto quello che è stato allestito dalla nuova fondazione, tutto il lavoro anche fatto insieme a Confcommercio per il marketing territoriale, per far inserire Arezzo insomma tra le località da visitare. E allora tanti turisti che magari hanno scelto di salire in centro passando dalle scale mobili, come hanno fatto, vedete, tutte queste persone. Le immagini sono di domenica mattina, un flusso costante dal parcheggio di via Pietri che saliva appunto verso il Duomo passando dalle scale mobili. Ma in che condizioni saranno state le scale mobili? Vedete che in fondo si vede un pullman anche turistico. Come saranno queste scale mobili? E purtroppo le scale mobili, vedete, c'è sempre qualcosa che non va. Vedete che c'è ancora un cantiere aperto in una delle rampe di queste scale mobili. Alcune funzionano, altre sono inutilizzabili e quindi bisogna fare le scale, e queste sono quelle che si trovano in cima. Vedete, un cantiere infinito, questo sempre transennata, questa prima scala mobile, quella che si trova praticamente al Duomo, e quindi anche questi turisti dovranno inevitabilmente fare le scale. E quindi è un peccato, ecco, che a fronte di questo grande flusso turistico non si riesca a risolvere il problema delle scale mobili, nate sicuramente male, nate con un progetto che ha fatto acqua sempre fin dall'inizio, continuamente bloccate, sempre o quasi da riparare. E quindi Arezzo non fa una bella figura sotto questo punto di vista. Qui siamo all'arrivo al Duomo, dunque un flusso costante, vedete, per tutta la giornata di domenica, ma anche di sabato, giorno dell'8 dicembre. Tante persone hanno scelto di salire in centro passando dalle scale mobili o immobili, a seconda dei punti di vista. Vedete anche qui davvero il colpo d'occhio è notevole. E poi tutti i turisti, persone che erano dirette al Prato oppure in Piazza Grande, o perché no, magari a vedere altre bellezze aretine. Questa certo non è una bellezza aretina, questa scala mobile in particolare è piuttosto travagliata, e dunque un problema da risolvere per ATAM, che adesso ha chiaramente in gestione con il parcheggio Pietri anche questa annosa vicenda delle scale mobili. Certo, non un boccon da ghiotti, come si dice dalle nostre parti, anche difficile capire come possa essere risolto questo problema. Ci vediamo domani.